Bene, allora riprendiamo più o meno da dove vi ho lasciato nel virtuale per tornare nel reale. La prima conseguenza di questo racconto che avete seguito sta nel fatto che mentre su tanti temi sembrerebbe che la nostra testa non si sia evoluta, in questo mondo delle matematiche invece abbiamo partecipato, siamo stati protagonisti di una mutazione regolare che ci porta avanti, come se andassimo in una qualche direzione. Da qui può venire fuori un concetto molto preciso di tipo, si chiama teleologico, cioè di destino, e su questo concetto teleologico si finisce anche col chiudere alcune questioni storiche del dibattito filosofico. Nella sostanza, fino a proprio agli anni recenti, il dibattito è sempre stato fra due grandi scuole di pensiero. Una è quella che si definisce la scuola platonica e neoplatonica, e l'altra è quella che si definisce la scuola aristotelica. In che cosa si distinguono queste due concezioni del mondo? Adesso la faccio molto grosso modo, tagliata l'accetta, però il taglio all'accetta può essere utile per farsi un'idea sulla questione. Per Platone tutto ciò che esiste, esiste già prima di esistere nel mondo delle idee. Esiste un mondo delle idee dal quale noi percepiamo la parte concreta e la parte concreta ne diventa in un qualche modo l'immagine, l'ombra, no? Anzi, la realtà in sé si potrebbe addirittura presumere che non esista perché non è altro che l'ombra proiettata del mondo delle idee. La questione avrà un dibattito che andrà avanti in un modo molto, molto interessante, perché andrà avanti fino a un filosofo dell'era già nostra, del IV secolo dell'era nostra, che è Plotino. Plotino arriverà ad un'affermazione che è abbastanza divertente, dice: ma se già l'esistente, cioè non so, la Donatella accanto a me, è il prodotto del mondo delle idee, e quindi non è altro che la resa concreta di un fatto che è ideale, se io faccio un ritratto della Donatella, che cos'è? Una catastrofe, perché è una trasformazione di una cosa che già è la proiezione di un'idea in una seconda proiezione, è la proiezione della proiezione, sicché l'immagine in realtà non rappresenta nulla per i plotiniani. L'opposto di questo pensiero è il pensiero aristotelico. Aristotele reputa che la gnosi, cioè il sapere, avvenga attraverso il percorso della sperimentazione, nella sostanza attraverso il percorso dei sensi. Sono i sensi che mi danno la percezione del reale che mi sta intorno, ed è il percorso di indagine attraverso i sensi che permette di conoscere. Sono due idee opposte, una quella ideale, parto da un'idea e dall'idea si genera, si concretizza una realtà che non altro che lo specchio delle idee, e l'altra è quella del partire empirica, cioè parto dalla naturale cognizione delle cose, e la naturale cognizione delle cose mi porta a capire il mondo. Questo dibattito fra le due tesi avrà dei momenti di conflitto costante. Uno dei più interessanti probabilmente è quello che porterà alla condanna di Galileo. Galileo non viene condannato, come si dice, perché fa la scoperta delle scienze, o fa la scoperta del cosmo, o ipotizza la possibilità di scoperta del cosmo. Galileo viene condannato per un fatto teologico, perché lui dice, ed questo sarà il motivo per il quale prima viene difeso da una parte del mondo cardinalizio romano e poi dopo viene posto sotto processo, dice: ma se il mondo dei numeri mi consente di capire il mondo reale e di riproporlo, di ricrearlo, questo lui ci arriva dopo aver fatto i suoi lavori più interessanti, non sono quelli da un punto di vista del pensiero legati al telescopio, come tutti pensano, ma sono quelli legati al movimento del pendolo e alle prime intuizioni del sistema dell'attrazione terrestre come naturale conseguenza della ricerca del movimento del pendolo. Dice: se io riesco con i numeri a capire il mondo, io sono praticamente come Dio, cioè trovo la chiave per comprendere la realtà. Era questo il motivo per il quale
per il quale viene condannato, perché dice non è possibile che tu abbia la chiave per capire il mondo, non è di tua competenza sostanzialmente. Ma il tema aperto da Galileo rimane un tema radicale che ci insegue fino ad oggi. Il mondo delle matematiche, il mondo delle idee è egli suscettibile di rappresentare la realtà fino in fondo, e noi controllando il mondo dei numeri siamo in grado di reinventare la realtà o di rappresentarla? Sarà il vero tema del pensiero nel XX secolo. Albert Einstein sostiene che un'equazione enorme, infinita, potrebbe raccontare il mondo intero, perché quando lui comincia con la sua prima, la famosa equazione sull'energia, comincia a stabilire una serie di rapporti oggettivi, concreti, dove l'equazione e la matematica diventano comprensibili, capaci di comprendere la realtà. Quando poi parte e passa a esporre la teoria della relatività come conseguenza di quell'equazione, lui dice allora il mondo, se vado più avanti, può essere integralmente definito. E ne viene anche una altra bizzarra conseguenza che verrà ripresa da un epistemologo andato purtroppo dimenticato, che si chiama Alan Kramer, un canadese che cito spesso. Alan Kramer dice: in realtà la scienza potrà un giorno descrivere tutto, cioè il percorso della conoscenza è un percorso in un qualche modo che si può ipotizzare concludibile, non concluso, ma concludibile. E lui lo dice partendo per esempio dall'analisi del percorso che ci porta alla definizione del DNA. Una volta non ne sapevamo niente, il DNA è stato in un qualche modo decifrato, non integralmente. Il giorno che noi lo decifriamo integralmente, ed è teoricamente possibile, noi riusciamo ad avere una comprensione complessiva del mondo dell'organismo. Quindi la scienza può avere una ipotesi di conclusione del sapere. La stessa cosa la dice, prendo quella tavola che avete studiato tutti da ragazzi al liceo, che è la tavola di Mendeleev, no? Nella tavola, la prima esposizione della tavola di Mendeleev, quella che si circolava 60 anni fa, c'erano dei buchi, cioè si sapeva che il numero 1, prima l'idrogeno, cioè si andava per accumulo di atomi, no? Da peso atomico 1 a peso atomico circa 230 e fischia, e in mezzo c'erano dei buchi. Nella ricerca dell'ultimo mezzo secolo, sostanzialmente tutte le caselle sono state riempite. Oggi nella tavola degli elementi si ha la certezza che quello che c'è e che non c'è nient'altro. Tu te la stai aprendo, no? Se andate a cercarvela è molto divertente, perché molti elementi riempitivi, soprattutto nei numeri pesanti, degli elementi pesanti, erano fino a ieri mattina ignoti, oggi con le terre rare sono stati quasi tutti colmati. Allora, esiste un'ipotesi in base alla quale la conoscenza scientifica potrebbe, in teoria, da un punto di vista proiettivo, raggiungere una cognizione completa del mondo, del cosmo. Possiamo immaginare che si sappia. Certo, più uno va avanti, più si aprono problemi, no? Perché poi c'è l'altra strada, che più vado avanti nella ricerca, più il limite si pone in là, più le domande si pongono. Però non di meno esiste una ipotesi in base alla quale la teoria potrebbe comprendere tutta la realtà. Questo tema viene affrontato da uno scienziato particolarmente intrigante oggi, che è Roger Penrose, no? Penrose, in un libricino che vi raccomando di leggere perché è di 1200 pagine, quindi vi potrebbe riempire un'estate intera se vi venisse la pazzia o la mania, ma è una sorta di chiave di apertura in un modo diverso di vedere la realtà, che si chiama La via alla scoperta della realtà, no? Edito da Rizzoli, un titolo del genere, mi ricordo. La strada che porta alla realtà, io mi ricordo il titolo in inglese, La strada che porta alla realtà di Penrose. Che cosa sostiene? Sostiene che il mondo matematico
è quello all'interno del quale esiste tutta la realtà possibile, cioè tutta la realtà è in un qualche modo già definibile dal mondo della matematica. Anzi, molto di più, il mondo della matematica è più vasto del mondo della realtà. E se uno prende il mondo della matematica può inventare delle realtà supplettive. Ci sono delle cose che non esistono finché non le abbiamo inventate col mondo della matematica. E in questo senso prende come esempio centrale l'esempio dei fratelli di Mandelbrot. I fratelli di Mandelbrot cosa sono? Se li andate a cercare su internet sono divertentissimi. Cioè, i fratelli di Mandelbrot sono l'applicazione di una equazione sequenziale, la quale in teoria è totalmente teorica. Se la inserite in un computer non è più affatto teorica, diventa una cosa completamente, diventa un'immagine, e questa immagine si sviluppa all'infinito. E quindi voi partite da un'equazione, la realtà non esisteva, applicate l'equazione a un sistema computeristico e la realtà comincia ad esistere. Esiste una realtà che si può inventare attraverso il mondo delle matematiche. Questa è una scoperta da un punto di vista teorico che è talmente potente che non abbiamo ancora sentito fino in fondo le conseguenze da un punto di vista filosofico. Perché in realtà fa di ognuno di noi, qualora fosse capace di dominare i meccanismi delle matematiche, un creatore di realtà fino a prima inesistenti. Cioè noi possiamo con il progetto fare. Se Mandelbrot si fosse presentato insieme a Galileo, probabilmente sarebbe stato condannato anche lui, perché avrebbe avanzato la teoria di capacità creativa dell'individuo che andava a rompere le visioni ancora molto primordiali del pensiero tardo medievale e del primo pensiero rinascimentale. Quindi in realtà noi possiamo ipotizzare, questo è gioco della mente più che una certezza scientifica, noi possiamo ipotizzare una sorta di direzione che stiamo intraprendendo nel campo della conoscenza. Possiamo immaginare di andare verso qualche cosa. E questo tema dell'andare verso qualche cosa è un tema che è stato affrontato con grande attenzione nel XX secolo, perché è una delle grandi fascinazioni del XX secolo, quello di aver pensato per la prima volta che il limite fosse raggiungibile. Lo porta a termine, tra l'altro, figuratevi, un filosofo cristiano, un gesuita, che è Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin, ipotizza una evoluzione dell'umanità verso un punto finale, che è il punto omega. Dice, noi siamo tutti direzionati in una sorta di curioso percorso di crescita che è il punto omega. E il punto omega è quello dove si raggiungerà la nostra visione materiale con la visione ideale totale. È un pensiero mistico, parzialmente, è un pensiero scientifico, probabilmente. Comunque è una risposta che fa sì che le nostre visioni attuali siano molto più avanzate di quanto non lo fossero le visioni degli uomini prima di noi, e che a sua volta apre degli scenari assolutamente innovativi. Cioè, noi apparteniamo ad una specie che è in grado di proiettarsi e di fabbricare, di inventare, di farsi l'avvenire. Questo tema assolutamente trascendente in un qualche modo viene poi riportato nel nostro caso alla capacità di inventare, ma è innegabile che noi siamo in grado di inventare delle cose che prima di noi non erano neanche pensabili. Cioè il mondo nel quale viviamo oggi è la conseguenza di questo percorso, e il pensiero dei vari filosofi che vanno in questa direzione è un pensiero che non porta necessariamente ad un'idea solamente tecnologica o tecnocratica dell'evoluzione, ma può portare anche all'ipotesi di un'evoluzione sostanziale proprio di specie. La prima conseguenza bizzarra, e la sostiene un ricercatore medico inglese che si chiama Jones, è che
se fino a ieri la nostra specie ha subito i parametri dell'evoluzione fisica, questa evoluzione fisica forse si è terminata. Cioè, partendo dalla normale visione evolutiva, quella che si formò nell'Ottocento, no? In base alla quale la lotta per la vita migliorava le varie specie, Jones sostiene che ormai, essendo la lotta per la vita per noi stata delegata alla ricerca scientifica, la nostra specie non evolve più. Nella naturale selezione biologica che faceva sì che quelli che erano afflitti da appendicite scomparivano rispetto a quelli che non erano afflitti da appendicite, oggi, siccome chi ha l'appendicite viene curato, sostanzialmente la nostra specie evolverà meno. Quindi abbiamo già raggiunto un punto probabilmente di non evoluzione fisica, oppure di evoluzione fisica estremamente rallentata rispetto alla storia precedente della nostra specie. Ma se l'evoluzione fisica è stata rallentata, quella cerebrale no. Quella cerebrale, quella creativa, è in piena espansione, in pieno sviluppo. Noi pensiamo già in modo diverso da come pensavano i nostri antenati un secolo fa. Immaginatevi solo che rapporto diverso avete voi con il sapere attraverso la partecipazione di un'intelligenza complessiva che è quella che trovate su internet. Internet è un'intelligenza nuova, più complessa di quella che avevamo prima e che ci consente anche un altro modo di pensare, un altro parametro nel pensare. Oggi non avete più bisogno di essere degli eruditi, avete bisogno di essere dei creativi. Una volta uno che non sapeva, che non conosceva 200 date o 2000 date o 20.000 date, era più o meno adatto o non adatto ad occuparsi di questioni storiche. Oggi non sono più le date che contano, sono i grandi link che contano, perché appena avete bisogno di ritrovare una data, andate a schiacciare anche Wikipedia, è già un buon inizio per andare a vedere le idee chiare. Stiamo in una fase nella quale si sta assistendo a una mutazione delle intelligenze. L'intelligenza diventa teleologica e contemporaneamente l'intelligenza diventa incrociata. Cioè, io non penso più, in quanto sono nella mia stanzetta con i miei 64 libri, io penso in quanto sono collegato ad una sorta di rete mondiale che vive con me e che mi interscambia costantemente le ipotesi e i pensieri. Cambia completamente la prospettiva, cambia l'ipotesi di creatività e cambiano anche i parametri con i quali noi possiamo immaginare di essere creativi. Ecco, questa è una meccanica con la quale siamo passati dall'en di Pitagora alla concezione concreta, quella più aristotelica del Medioevo, e a una concezione attuale nella quale essere in un qualche modo idealisti o essere in un qualche modo sperimentalisti e realisti appartiene alla stessa cosa, sono due realtà che si incrociano. Del pensiero, appunto, il pensiero di Penrose, no? Cioè tutto sta nel mondo dei numeri, perché il mondo dei numeri è superiore all'esistente. Se noi andiamo a giocare all'interno del mondo dei numeri, inventiamo una realtà nuova. Direi che per oggi questa specie di conclusione è sufficiente come grado di confusione mentale, no? E se ci sono delle domande, sono convinto che siete pieni di domande. Ci devono pensare un attimo. Una settimana. Va bene, ok. Allora ci vediamo la settimana prossima. Se avete una domanda io. Sì? Sì? Ero convinto che Galileo fosse andato contro il pensiero aristotelico che andava in voga nel 600, non che era Carlo secondasse, perché ho sempre avuto questo dubbio. No. La questione, il dibattito di Galileo non è sull'essere aristotelici o non essere aristotelici, perché il grande dibattito del Rinascimento in realtà è un dibattito neoplatonico, quello al quale partecipa Michelangelo e partecipano gran parte dei creativi dell'epoca, è un dibattito idealista o idealistico. Chi mantiene vivo il pensiero aristotelico sono alcune frange, fra le quali per esempio
quelle degli ordini come i domenicani e i francescani per i quali lavora Leonardo. Infatti Leonardo è un vero aristotelico, Leonardo reputa che la conoscenza delle cose passi attraverso la sperimentazione. Quando Leonardo fa la sua descrizione della prospettiva, no? La prospettiva teorica, quella alla Brunelleschi, è totalmente platonica, cioè dice: esiste un mondo delle matematiche che mi permette di tracciare i segni con i quali io vado a disegnare la prospettiva. Questo è il fatto che parte dalla teoria e prende poi fisicità nella realizzazione del dipinto, cosa che viene dimostrata allora da una famosa dimostrazione che fa Brunelleschi in piazza, e la fanno tutto un gruppo di fiorentini in piazza, quando prendono il buchino nel cartoncino e attraverso il buchino vanno a disegnare il cupolone, per spiegare come sono delle linee che si incrociano. Leonardo, che è sperimentalista vero, dice: non può essere così, non è vero. Intanto perché la mia pupilla non è un punto, ma è già una superficie. Poi perché guardo con due occhi, se ci tappo un occhio e apro l'altro occhio, vedo cose diverse. E quindi vedo cose diverse perché lo stesso rapporto prospettico che ho con delle cose davanti a me non è un rapporto preciso, lineare. Io vedo una prima area che è di sfumature, vedo una seconda area che è precisa, mette proprio una serie di parametri, vedo un'area in fondo dove i colori si smussano, e quindi l'idea precisa di, se andate a prendere Perugino, che gli è contemporaneo in qualche modo, le piccole pale di Perugino sono dei disegni da geometra, e lo paragonate all'Ultima Cena, sembra che non abbia rapporto, perché nell'Ultima Cena lui va a definire proprio quest'altro modo di creare delle distanze, delle proporzioni, e in questo lui è oggettivamente antifiorentino, perché i fiorentini sono quasi tutti allora platonici o neoplatonici. E lui però questo esperimento lo fa dai domenicani, e i domenicani sono ancora portatori di quello spirito medievale per il quale l'aristotelismo è centrale, la sperimentazione è fondamentale. Non conta la teoria, conta quello che la pratica ti permette di capire, no? Il dibattito fra le due visioni è un dibattito che andrà avanti con regolarità fino all'invenzione dello sperimentalismo empirico delle scienze dal mondo newtoniano in avanti, ma andrà spesso a contraddirsi e troverà poi la sua contraddizione vera e la sua, in un qualche modo, il tentativo di riunire le due linee solo nella filosofia del XX secolo. È solo con il pensiero, proprio quello recente, che il dibattito mondo delle idee o mondo empirico si conclude in un'unica indagine, che è quella dell'indagine della realtà. A dire il vero, il primo intuito in questo senso era già avvenuto nel Medioevo, nella filosofia medievale scolastica, che è molto più interessante del previsto. Il primo intuito è quello di Guglielmo da Ockham, quando parte anche lì il dibattito fra aristotelici e platonici, e ci si chiede se i concetti, cioè nomina, che sono i concetti, se nomina siano in re o in rem, cioè le cose sono in re, cioè nel dativo, perché le trovo già dentro, i concetti sono già nelle cose, oppure i concetti sono mentre io penetro e vado a ricercare la cosa, cioè sono in due. E lui conclude in un modo molto filosofico da scolastica: nomina sunt consequentia rerum, non è né entrando dentro, non è né prendendole fuori, è attraverso l'indagine che io faccio nella cosa, cioè i concetti sono la conseguenza di una mia indagine, ed è il primo percorso che porta al pensiero empirico. Quindi il dibattito è già medievale, però diventerà poi oggettivo con la formazione dello spirito scientifico dal 600 in avanti. Oggi questo dibattito si riapre
E si conclude però in un altro modo ancora, si conclude appunto con questa ipotesi che esista un mondo dei numeri talmente vasto da poter comprendere tutto il reale esistente. Devo dire che fra loro e noi c'è stato un passaggio, di un'evoluzione della visione del mondo dei numeri che è formidabile. Le matematiche oggi sono una cosa che non c'entra più per niente con quelle di allora. Se voi pensate che lo stesso uso dello zero introdotto da Fibonacci nei calcoli di Galileo non appare mai, cioè semplicemente è un non numero, ma se si prendono le tabelline delle sue ricerche lo zero non appare mai. Il primo che comincia a usare con regolarità lo zero, Fibonacci, siamo all'inizio del 300, sarà tre secoli dopo Cartesio, all'inizio del 600. Quindi l'evoluzione è molto lenta, ma oggi l'evoluzione delle matematiche è rapidissima. Questo vuol dire, andate a casa, passatevi delle ore e ore a giocare con la matematica. Oppure chiediamo al prossimo piano di studio di reintrodurre a design un corso di matematica teorica. Però un corso vero di matematica, di pura matematica teorica, perché nella teoria delle matematiche sta gran parte delle estetiche con le quali noi viviamo oggi. Martedì prossimo alla lezione vera di matematica.